Quel che è avvenuto ieri a Parigi ancora una volta ci riporta alla pericolosità del terrorismo e all'esigenza di una difesa salda, forte, decisa, responsabile. Una difesa che garantisca costantemente i valori della democrazia e della libertà. Anche per questo, rispetto a questi pericoli, risalta ancora di più il grande contributo che le nostre forze armate oggi esprimono in tante parti del mondo per difendere pace e condizioni di sicurezza.